Buonasera a tutti, sono Sara Zollini, assegnista di ricerca e lavoro con la professoressa Dominici nel laboratorio di geomatica dell'Aquila. Scusate, faccio nostra vicepresidente per la sezione università, dove l'altro vicepresidente era l'ingegner Doglia per l'agroindustria che è andato via. Sì, esatto. Visione anche che il laboratorio di geomatica è stato sponsorizzato e realizzato da CE. Infatti. Dove teniamo la parola? Quindi vi presento una delle ricerche che portiamo avanti con il nostro gruppo all'università e che riguarda l'integrazione tra i dati ottici e SAR per l'estrazione della linea di riva. Quindi introduco un momento il problema per cui si è reso necessario, insomma sentiamo da vicino il problema di studiare questa linea di riva. Perché le zone costiere sono tra le zone più popolate al mondo, infatti più del 45% della popolazione vive in queste aree, però purtroppo è un ambiente molto vulnerabile. E basti pensare che quasi tutti gli oceani e i mari mondiali stanno erodendo, quindi dal 1880 si è avuto un innalzamento medio del livello del mare di circa 21-24 cm, di cui un terzo solamente nelle ultime decadi. E secondo un altro studio, nello scenario peggiore si può arrivare nel 2100 anche a 2,5 metri. Quindi se andiamo a vedere la situazione, se in tutto il mondo la maggior parte delle coste sta erodendo. Mi sono focalizzata un attimo sull'Italia e sulla costa catalana, perché sono i due casi di studio che abbiamo preso a riferimento per la ricerca. Per quanto riguarda l'Italia, il 42% della costa sta erodendo e anche nella costa catalana più del 30% è in fase di erosione, a fronte del meno del 5% di sedimentazione. Quindi uno dei fattori che potrebbe aiutare a monitorare e tenere sotto controllo queste aree per noi è la linea di riva, cioè la posizione della linea che separa la terra, il mare o l'oceano e l'acqua. E per estrarre questa linea di riva abbiamo utilizzato delle immagini satellitari, sistemi GNSS, e abbiamo applicato alcuni algoritmi sia comunemente utilizzati in letteratura per questo tipo di studio, ma abbiamo voluto testare anche dei nuovi algoritmi che non sono mai stati utilizzati in ambito territoriale. E tra i dati utilizzati per questo studio abbiamo considerato principalmente i dati Copernicus, quindi dati Sentinel-1 SAR e Sentinel-2 ottici. E quindi abbiamo preso Sentinel-1 radar, in particolare abbiamo scelto gli interferometric Wadsworth, quindi quelli IW, la modalità di acquisizione IW, e un prodotto di livello 1 Ground Range Detected, quindi GLD. Mentre per quanto riguarda le Sentinel-2, ovviamente si sa che sono un sensore a 13 bande multispettrale, e abbiamo scelto un prodotto di livello 2A. E poi abbiamo testato anche un altro satellite ad altissima risoluzione, il WorldView-2, che ha risoluzione spaziale 50 cm nel pancromatico e 2 metri nel multispettrale. E quindi gli scopi principali li abbiamo riassunti un po' in queste domande. Innanzitutto volevamo capire se fosse possibile utilizzare, oltre ad algoritmi già comunemente utilizzati in letteratura, questi nuovi algoritmi di cui vi parlavo e che adesso vi introduco. E poi volevamo capire quanto fosse importante l'integrazione tra due dati completamente diversi da loro, quali appunto quelli ottici e quelli SAR. E poi se fosse possibile sfruttare i dati Copernicus, che sono aperti, gratuiti, facilmente scaricabili per questo tipo di studio, e quindi per studiarne anche la precisione a cui riusciamo ad arrivare con questi dati. E poi ci siamo proposti di sviluppare una metodologia automatica, semiautomatica, per estrarre la linea di riva. Quindi il primo caso di studio ha riguardato la costa di Ortona, e l'abbiamo studiata tramite immagini ad altissima risoluzione WorldView-2 e Sentinel-1 SAR. Ovviamente abbiamo messo a punto delle prelaborazioni a seconda dello scopo e del tipo di immagine che avevamo a disposizione, quindi diciamo tutte le prelaborazioni fatte sulle immagini avevano lo scopo di enfatizzare il contrasto tra terra e mare, perché dovevamo estrarre proprio la linea di separazione tra essi. E abbiamo applicato alcuni algoritmi comuni, tra cui il decorrelation stretch, la classificazione non supervisionata, e due indici, l'NDY e il World View Water Index.
Mentre i primi due ci hanno fornito, quelli in alto ci hanno fornito informazioni riguardanti le varie profondità del mare e la differenza tra sabbia asciutta e bagnata, gli indici invece ci hanno fornito quello che cercavamo di più, che era proprio questo elevato contrasto tra terra e mare. E poi abbiamo voluto testare questi algoritmi sperimentali che sono stati implementati dal professor Buscema del Centro Ricerche Semelion di Roma, che ha brevettato appunto i sistemi ACM, Active Connection Matrix, e tra tutti i suoi algoritmi ne abbiamo individuati due di particolare interesse, che sono il Contracting Maps e il Genet Dynamic. E per quanto riguarda il Contracting Maps, lo potete vedere in figura C. Abbiamo voluto vederne la somiglianza non solo qualitativa rispetto agli indici, ma anche quantitativa, quindi abbiamo messo a confronto gli NWI, World Water Index e questo filtro sperimentale, Contracting Maps. Abbiamo estratto tre profili spaziali dalla costa, quindi per ogni algoritmo, quindi un totale di 9 profili simili a quello che ho messo qui sulla slide. Abbiamo misurato la distanza tra la linea di riva estratta dagli algoritmi, da questi indici, e la linea di riva estratta manualmente, e quindi vettorializzata manualmente, e abbiamo trovato un interessante risultato che ci ha dimostrato che il filtro sperimentale non solo fornisce sempre un risultato, ma estrae la linea di riva più vicina a quella di riferimento. E poi abbiamo utilizzato immagini SAR, Sentinel-1, anche in questo caso abbiamo messo a punto una prelaborazione specifica e nel particolar modo nel multi-temporal spectral filtering, che è l'ultimo passaggio, avevamo bisogno di più immagini per cercare di ridurre quanto più possibile l'effetto dello speckle, e quindi in questo caso abbiamo utilizzato 3 prima e 3 dopo la data di interesse, quindi un totale di 7 immagini. E anche in questo caso abbiamo applicato prima un algoritmo comune, che è il CANIO G-Detector, e poi quello sperimentale in Genet Dynamic. Per collegare, diciamo, le due sperimentazioni, questo algoritmo Genet Dynamic è stato applicato anche alle WorldView 2 e abbiamo voluto testarne l'efficacia tramite un indice trovato in letteratura che è dato dal rapporto tra l'area calcolata tra la linea di riva estratta dall'algoritmo e quella di riferimento, che è sempre una linea vettorializzata manualmente, e la lunghezza della linea di riferimento. E abbiamo visto che anche in questo caso il Genet Dynamic ci ha fornito dei risultati più vicini a quelli reali, sia per le WorldView 2 che per le Sentinel-1. Per validare ulteriormente questo risultato abbiamo applicato un metodo classico utilizzato in letteratura, che è quello dei transetti, e quindi abbiamo utilizzato 10 transetti ogni 100 metri e ne abbiamo ricavato medie deviazioni standard. Abbiamo visto che il Genet Dynamic ci ha fornito dei risultati più vicini alla realtà. Per quanto riguarda il secondo caso di studio, invece riguarda la costa catalana di Castelldefels, vicino a Barcellona. In questo caso abbiamo voluto utilizzare solamente immagini provenienti dal mondo Copernicus e come linea di riferimento avevamo dei punti GPS, quindi GNSS. Abbiamo preso i punti GNSS e abbiamo considerato delle immagini Sentinel-2 e Sentinel-1 che avessero delle date vicino a rilievo GNSS. Ovviamente per le immagini ottiche non avevamo sempre una disponibilità vicino alla data di interesse, proprio perché a causa delle coperture nuvolose, e quindi abbiamo considerato solamente quelle immagini che avessero un time gap inferiore a 4 giorni. E ovviamente questo problema non sussiste nell'ambito del SAR, proprio perché lavora nel campo delle microonde. E per quanto riguarda le Sentinel-2, abbiamo testato 5 dati di input, ma tra questi il migliore è stato quello di utilizzare l'immagine in banda NIR, perché era quella che ci forniva maggior contrasto tra terra e mare. Per quanto riguarda invece le Sentinel-1, in questo caso sono state necessarie 7 immagini prima e 7 immagini dopo la data di interesse, sempre per il motivo che vi dicevo prima, di cercare di ridurre quanto più possibile lo speckle. Quindi abbiamo dovuto cercare un buon compromesso tra il numero di immagini necessarie per ridurre lo speckle e un non troppo elevato onere computazionale. E poi abbiamo cercato di mettere a punto una metodologia semiautomatica per l'estrazione della linea di riva,
Quindi innanzitutto abbiamo ritagliato l'area di interesse, abbiamo applicato l'algoritmo, quindi abbiamo applicato prima il filtro sperimentale, l'algoritmo sperimentale GENET, e poi abbiamo applicato quello comune, il CANI. E poi abbiamo mascherato i pixel con aventi gli stessi valori, abbiamo trasformato l'immagine da raster a vettore e da vettore a linea. E in realtà le linee che venivano fuori dall'algoritmo erano dei poligoni intorno al pixel, per cui abbiamo estratto di essi i centroidi e poi li abbiamo riuniti con una singola linea che rappresenta proprio la linea di riva estratta dall'algoritmo. E quindi poi abbiamo misurato le minime distanze tra questa linea estratta dall'algoritmo e i punti GNSS. E lo abbiamo fatto prima con le immagini Sentinel 2, poi abbiamo coregistrato le immagini Sentinel 1 sulle Sentinel 2 e abbiamo ripetuto la procedura. E come vi dicevo, l'abbiamo fatto sia tramite l'algoritmo GENET Dynamic che successivamente anche con il CANI. E vi faccio vedere direttamente le tabelle di confronto. Per cui abbiamo visto che per l'immagine ottica, quindi per la Sentinel 2, metà dei casi era a favore del filtro sperimentale, l'altra metà dei casi a favore del CANI. Invece la scoperta, diciamo, il risultato più interessante ce l'abbiamo avuto sulle immagini SAR, per cui GENET Dynamic ci ha fornito una linea di riva nella maggior parte dei casi più vicina a quella di riferimento. E quindi probabilmente questo filtro risente di meno dell'effetto dello spettro e dei disturbi presenti all'interno dell'immagine SAR. E quindi per concludere, i quattro quesiti che vi ho fatto vedere, qui abbiamo un po' riassunto le risposte. E innanzitutto abbiamo visto che questi filtri sperimentali hanno una grande capacità di definire i contorni dell'immagine e possono essere anche utilizzati in ambito territoriale. Anche se originariamente, diciamo, erano nati per scopi medici, e anche con essi siamo riusciti ad avere un'accuratezza anche su pixel, quindi sono stati dei buonissimi risultati. Poi l'integrazione tra le immagini ottiche e SAR è stata fondamentale perché, come ben si sa, le immagini ottiche non sono sempre disponibili, quindi le SAR potrebbero fornire una risposta nei giorni in cui magari quelle non sono disponibili. Però nello stesso tempo un problema che abbiamo riscontrato sul SAR è che la sabbia bagnata a volte viene confusa con l'acqua proprio perché ha un leggero backscattering sul satellite e quindi non ci fornisce sempre dei risultati su pixel. E poi abbiamo comunque testato la grande capacità dei prodotti Sentinel, quindi prodotti gratuiti, facilmente accessibili, scaricabili, anche per questo tipo di studio, perché siamo riusciti ad arrivare a una precisione su pixel. E poi abbiamo messo a punto questa metodologia semiautomatica che vi ho appena descritto. E quindi come studio futuro vorremmo tentare di fondere questi due tipi di dati, quindi dato ottico e dato SAR, sia Sentinel 1 che Sentinel 2, ma anche a quelli ad altissima risoluzione come WorldView 2 e Cosmos SkyMed. E vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio un'immagine un po' informale. Qualche curiosità? Posso fare una domanda? La linea di costa cambia a seconda delle maree, tenete conto anche di questo, cioè dovete fare due osservazioni, il massimo e il minimo. Sì, per quanto riguarda le Sentinel, nel caso delle coste del Mediterraneo abbiamo visto che non era influente perché non superava la precisione, la risoluzione spaziale dell'immagine, quindi... Sì, vedo che sarà mezzo metro, un metro massimo. Sì, quindi non, in questo caso non ha influito, però sicuramente... La Normandia comincia a essere un problema. Sicuramente è un fattore da tenere in considerazione. Quindi qui non è necessario, non ce la fate... Cioè, no, è un problema che ci siamo posti, però ci siamo dati questa risposta, appunto, che non avendo una risoluzione spaziale sufficiente, comunque era impossibile vederne la variazione, almeno nel mar Mediterraneo, nelle coste del Mediterraneo. Ma poi parliamo di linea di riva istantanea, parliamo anche istantanea. Non ci entriamo mai nel discorso della linea di costa, parliamo della linea di riva istantanea, perché se no se entriamo sul discorso delle coste... dell'aumento del livello del mare, la linea di riga, la dovete vedere il tempo, per vedere come si evolve. Abbiamo sempre parlato di linea di riva istantanea, cioè di linea di riva... Sembra banale adesso pensare di farlo con le immagini satellitari, ma quando è iniziato
lo facevano col GPS e con l'RTK e poi il dipendente comunale si fermava alle 2 e riprendeva il giorno dopo. Adesso a noi ci sembra una cosa banale, ma 12 anni fa, 10 anni fa, abbiamo iniziato a fare questo discorso sulle coste. Per osservare l'erosione delle coste, questo è uno strumento eccezionale. Però per questo mi domandavo, perché ovviamente nel nostro caso, giusto, io da ragazzino mi ricordo di tirare al massimo era un vetro dalla direzione della marea, ma quando sono stato su a San Micello ho visto che altro che un vetro, completamente diverso, per cui ecco, quando si fanno queste considerazioni di quanto arretra la linea di riva, di quanto viene erosa la costa, ecco, bisogna tenere conto. Sì, anche delle maree. C'era una media temporale, no, per il despecolo, dicevi, c'era una media temporale tra più immagini, quindi poteva cambiare la linea di costa. Ah sì, però appunto sì, per la risoluzione dell'accuratezza è quella che effettivamente è rilevante, in queste condizioni da noi è rilevante. Sì. Nella comparazione di algoritmi applicati a immagini radar ottici, sono stati utilizzati in futuro, sono stati adattati, cioè sono state utilizzate le tecniche di pre-filtraggio. Aspetta un attimo. Nella comparazione dei due algoritmi sono stati utilizzati in maniera gemella o sono stati utilizzati, non so, dei prefiltraggi differenti in funzione se si usava il dato ottico o il dato radar? La prelaborazione è stata differente per i due dati, ovviamente. Nel caso è differente anche tra WorldView 2 e Sentinel 2. Nelle WorldView 2 abbiamo preso dei punti GNSS, quindi abbiamo fatto il prelettifico e il ricampionamento, poi la fascia sharpening perché avevamo sia pancromatico che multispettrale e poi abbiamo applicato queste tecniche di enhancement. Mentre per le Sentinel 2, essendo già autorettificate, abbiamo semplicemente fatto un ricampionamento a 10 metri solamente delle bande a 20 metri, quelle da 60 le abbiamo escluse perché il ricampionamento comunque non ci forniva un buon risultato, quindi abbiamo preso solo le immagini 2, 3, 4, 8, 11 e 12, mi sembra che la 8 e la 12 erano quelle a 20 metri, e poi abbiamo testato tutti quei dati di input prima di iniziare l'analisi, però poi abbiamo preso la banda del NIR, e invece per quanto riguarda le Sentinel 1 la prelaborazione è stata completamente differente, proprio perché sono due tipi di dati totalmente differenti. E la fase diciamo più delicata è stata proprio quella del filtraggio dello specchio, per cui ancora oggi è difficile insomma avere un algoritmo che ci elimini completamente. Hai provato, diciamo, lo stesso algoritmo con diversi filtri di per quanto riguarda lo specchio, sì, ne abbiamo provati parecchi e in questo caso abbiamo utilizzato il filtering, il classico. Okay. Altra idea, considerare il bradisismo della zona flegrea, che anche quello è un tipo di osservazione necessario, nel senso che sì, certo. Lì non è la reazione di marea, ma è la reazione del terreno. Sì.